Almeno 1.350 i clienti di un'agenzia di Gallarate rimasti senza vacanze pagate in anticipo o mandati in strutture di categorie inferiori rispetto a quanto pagato. I finanzieri della compagnia del posto hanno così arrestato l'amministratore dell'agenzia e denunciato a piede libero altre due persone per fatti che si riferiscono al 2022. Le Fiamme Gialle hanno analizzato i conti correnti evidenziando irregolarità che hanno portato al dissesto della società per oltre 1,3 milioni di euro, incluso un'evasione fiscale di oltre 300.000 euro.